Buongiorno, eccoci in diretta in un orario un po' insolito, quindi prima di pranzo e sarà con noi per questo incontro organizzato dall'assessorato alla cultura del Comune di Magione in occasione degli eventi per il Giorno della Memoria, Paola Bassani. Siccome, insomma, è in diretta anche da un po' lontano dalla bellissima Parigi e io veramente Buongiorno. Grazie per essere con noi. Paola Bassani in realtà è laureata in storia dell'arte, quindi tutta la sua carriera è legata a questa professione e soprattutto è presidente della Fondazione Giorgio Bassani con una documentazione enorme e bellissima sul padre e quindi su quello che è il lavoro, ecco, che ha svolto Giorgio Bassani, che ricordiamo non è solo uno scrittore, ma un giornalista, un poeta, un politico, anche impegnato nell'ambiente, tra l'altro tra i fondatori d'Italia Nostra. Quindi una figura sicuramente molto interessante e molto caleidoscopica, potremmo dire, però in questo contesto, come iniziative per il Giorno della Memoria, ovviamente noi ci focalizziamo su un punto preciso. Però, come dire, partire un po' dai luoghi, no? Della scrittura. Io mi ricordo Paola leggendo un'intervista, scusi, adesso tra lei e tu, in un'intervista lessi proprio questi bambini, lei e suo fratello, che assistevano proprio alla scrittura del papà e anzi eravate anche coinvolti in questo processo. Sì, eh sì, dunque abbiamo vissuto insieme in sostanza il lavoro di scrittore, di elaborazione di nostro padre fin da sempre. Noi bambini intanto eravamo molto buoni, capivamo perfettamente che il papà aveva bisogno di lavorare tranquillo, aveva tanti lavori, era insegnante, eccetera, ma doveva andare a Napoli, noi abitavamo a Roma ad insegnare, eccetera, però quando scriveva e veramente creava, aveva bisogno di un silenzio assoluto. Noi eravamo a Roma in un appartamento in periferia, a Montesacro, dove c'erano tanti rumori fuori, palazzi che si costruivano, cani che abbaiavano, eccetera. Mio padre si metteva dei tappi di cera per la mattina molto presto e anche il pomeriggio, per certi pomeriggi per lavorare. I rumori di casa li sentiva lo stesso. E allora noi che giocavamo con le nostre cugine che abitavano sotto nell'appartamento immediatamente sotto il nostro, proprio nella stanza accanto a quella dello studio del papà, giocavamo in silenzio, sapevamo a voce bassissima e stavamo molto attenti così ad aiutarlo perché lui lavorasse tranquillo. Ma non solo questo, ma lui ci trattava da grandi, eravamo i suoi, lo ascoltavamo e dicevamo la nostra. Lui a un certo punto ogni tanto ci chiamava e diceva: venite un po' qua. Noi arrivavamo, ci mettevamo davanti al tavolo mentre lui era dietro e diceva: ecco, vi leggo questo pezzo che ho appena fatto. Diceva, ci leggeva un pezzo, poi diceva: adesso vi leggo quest'altro pezzo che era un po' diverso, un'altra stesura, perché lui andava avanti a forza di stesure diverse una accanto all'altra, poi decideva, mettendo delle croci su quelle che aveva espunto. E poi ci diceva, noi avevamo pochissimi anni, insomma, Enrico ne aveva 5, 6, io 7, 9, no, piccolissimi, ci diceva, vi piace più così o così?
e noi dovevamo dire la nostra, se ci faceva più. Quindi era straordinario, ci trattava, ci coinvolgeva completamente. Quindi tutta, è stato sempre così. Quindi tutta l'opera di nostro padre l'abbiamo vissuta dal di dentro, attraverso il suo travaglio profondissimo, il suo tormento, le sue, stesso, le sue gioie. E come ho sempre detto, quando leggo le cose di mio padre, ho dentro di me la sua voce, quella che lui, con la quale lui ci leggeva le sue cose. Quindi sono completamente legata a lui, a quello che lui ha scritto, e anche in qualche modo all'attenzione, alla partecipazione mia che avevo per le cose che lui scriveva, ecco, fin da piccola. Allora, che mi sono servite moltissimo per la mia vita di storica dell'arte, in sostanza anche io, in qualche modo di letterata, ecco. Dunque, Roma è la città della scrittura, però la città dentro la scrittura è un'altra, è Ferrara, è la città dove è nato a Bologna, ma ha vissuto sempre, insomma, tutta l'infanzia, tutta l'adolescenza, tutti gli amici, tutto si è costruito, lo studio si è costruito tutto lì. E cos'era per suo padre questa città? Dunque, che è scenario a tutti i racconti. Ferrara, che cos'è? Da una parte, dunque, lui ha cominciato a scrivere veramente, è diventato un vero scrittore dopo la guerra. Dopo la guerra, quando le cose erano completamente diverse. È diventato scrittore dopo la Shoah, dopo che non ha patito, diciamo, non è andato nei campi di concentrazione, ma l'ha vissuta naturalmente, era un antifascista, era andato in prigione, aveva fatto tutta l'altra politica, è uscito di prigione, si è nascosto, ha sofferto le leggi razziali, si è nascosto a Firenze, poi a Roma, con carte false, insomma, ha subito tutte le umiliazioni, le sofferenze, i pericoli possibili e immaginabili, ma si è salvato. Lui ha sentito che quando la guerra è finita e c'è stata la Repubblica Italiana, ha sentito che era a Roma e ha sentito che era un mondo completamente diverso, completamente sconvolto, stracciato rispetto a quello che lui aveva vissuto. E aveva bisogno, da una parte, di raccontare in qualche modo le sue radici, cioè di raccontare, di testimoniare la fedeltà al suo mondo di prima, ai suoi grandi maestri di prima, a quello in cui lui aveva sempre creduto, eccetera, eccetera, anche alla scuola ermetica, questi suoi grandi maestri, eccetera. Ma al tempo stesso aveva bisogno di testimoniare lo strappo assoluto da cui usciva, la rivoluzione assoluta da cui usciva la realtà italiana. L'opera di mio padre non si può, anche se parla, se mio padre parla di Cesare Mina, di personaggi di storie che datano di anni molto precedenti al 45, 46, 47, il punto di vista è quello dell'attualità, cioè mio padre parla in quanto cittadino, scrittore, intellettuale italiano nato da questo enorme cataclisma che c'è stato e in qualche modo rinato dopo la guerra. Quindi Ferrara è, da una parte, cos'è Ferrara? Sono le sue radici, ma al tempo stesso Ferrara è
la strada per la quale, attraverso la quale mio padre cerca di capire l'Italia intera. Cosa veramente è successo in Italia durante le leggi razziali, durante la tragedia, ma anche dopo, perché l'Italia di dopo, quella che lui ha conosciuto quando era a Roma, era un'Italia che, come quella, proprio quella di Ferrara, cercava di nascondere quello che era successo. Era cercava di nascondere, di far finta che i campi nazisti, che la dittatura, eccetera, che la mancanza di libertà non ci fosse, soprattutto i campi, le leggi razziali, che non c'erano. Mio padre, come Primo Levi, è uno dei primissimi che dice: eh no, bisogna fare i conti, basta con l'ipocrisia, far finta. Perché, per esempio, il Partito Comunista in Italia nel 45, 46, 46 parlava moltissimo degli operai, si parlava per gli operai che durante il fascismo avevano perduto tutti i loro diritti, non avevano nessuna libertà, nessun diritto, eccetera, c'erano delle differenze sociali tragiche, però la sinistra non mai parlava delle leggi razziali, delle esclusioni ebraiche, eccetera. Ecco, mio padre ha messo anche questo nella cosa. Allora, Ferrara è un modo, da una parte, per stare, essere fedele al passato, ma dall'altra, di farlo rivivere per fare i conti con il presente, resuscitare i morti che non ci sono più, le persone che non è un prustiano il papà è uno scrittore non prustiano, non di lui diceva Proust è meraviglioso, è stato importantissimo, ma di nostalgie, cerca di non essere nostalgico, di parlare di, in sostanza, è uno scrittore impegnato, profondamente impegnato, che vuole togliere questi velami ipocriti della società italiana. È uno scrittore molto agguerrito. Non è un caso, lui è nato in sostanza con il neorealismo, è il neorealismo italiano, e quindi con una bisogna fare i conti con la realtà dell'Italia di allora, che è uscita con tutti i suoi difetti dalla guerra, dal cataclisma della Shoah, eccetera, e bisogna parlare di questo. Quindi quando mio padre parla di Ferrara vuol parlare del suo paese che ha tanto amato, da grande italiano, del suo paese, e vedere i difetti e cercare di migliorarlo. E questo è sostanza, c'è questa tensione morale fortissima in lui, tensione morale agguerrita e legata al presente. È un poeta, è un artista del presente, mio padre. Questo è fondamentale. Bene, infatti lo dimostra il libro di cui andremo a parlare, no? 5 storie ferraresi dentro le mura, in particolare il racconto La notte del 43. In questa serie di racconti c'è anche un altro che effettivamente è molto centrato sul discorso della memoria, e che è quello del reduce che torna dal campo di concentramento, all'inizio cerca di adeguarsi, di inserirsi nella società, poi alla fine si rende conto che questa società non lo vuole ascoltare, non vuole più sapere nulla di quanto è accaduto, e piano piano scompare. È di una tragedia, di un dramma enorme quel racconto, però noi invece... Una lapide in via Mazzini, è una lapide in via Mazzini, Gioiozzo che torna dai campi di sterminio e come una specie di marziano a Ferrara, sì. E in qualche modo è il rimorso della città, sì. Sì. E la cancellazione, no? Non voler vedere, non voler sapere, anzi alla fine diventa anche una cosa. E questi racconti sono pubblicati nel 1956, Giorgio Bassani con questo vince il premio Strega, e come dire, entra in questa Ferrara che però a me piace molto questo dentro le mura, perché dentro le mura dà l'idea, come si dicevamo, insomma, di un faro, di un qualcosa che
serve come obiettivo in realtà per guardare all'Italia di quel momento. E, non so, vuoi raccontarlo tu un po' di cosa parla Una notte del 43? Dunque, La notte del 43 parla in sostanza, al centro c'è un eccidio voluto dal, perpetrato dai, dai fascisti davanti per in sostanza vendicare un nazista, che un caporione nazista che era stato ammazzato dagli antifascisti di Ferraresi. E nel 43 vengono fucilati davanti al muro del castello di Ferrara una serie di un gruppo di antifascisti dunque là devo dire che mio padre doveva essere ammazzato come gli altri, erano andati a nel novembre del 43 questo è successo. I fascisti erano andati a prenderlo, a cercarlo in casa, la notte, e non l'hanno trovato, perché nel frattempo mio padre si era sposato, è uscito di prigione, si era sposato nell'agosto del 43 ed era andato a nascondersi a Firenze, poi a Roma, quindi non l'hanno trovato. E hanno dunque ucciso tutti questi suoi amici dunque allora è la cosa, il racconto è visto attraverso gli occhi di uno che è un escluso, che sta sempre, che sta fuori da tutto questo, e che è Pino Barilari, che si trova, che guarda tutto da una finestra, è un farmacista che si trova di fronte, la farmacia c'è a Ferrara, si trova di fronte al castello, e lui, questo Pino, che è una persona molto, che è malata, eccetera, sta sempre alla finestra, non fa altro, e guarda tutto questo. Ed è la storia di questo escluso e anche di questo, come si può dire, di questa persona che fa una cosa terribile. Quando lui sa benissimo che ci sarà un processo, lui sa chi ha ucciso, li ha visti quelli che hanno fucilato, però non dice, dice non dormivo, non dice che lui ha visto, non dice che l'ha visto, certo per debolezza di carattere, perché ha paura, ma soprattutto perché se avesse detto che aveva visto tutto, che era stato testimone, avrebbe dovuto sua moglie, avrebbe capito che lui l'aveva vista questa quella notte ritornare da un incontro amoroso. E lui non vuole far sapere alla moglie che lui sa che lei lo tradisce, perché se no sa che lei lo lascia. Allora è una storia pubblica, completamente incardinata nella società, una certa società, in un certo fatto ferrarese importantissimo, eccetera. Al tempo stesso è una storia intima, privata, privatissima. E soprattutto è una storia da cui, nella quale questo personaggio, intanto attraverso la quale mio padre in qualche modo parla di un suo rimorso. Non c'era lui, i suoi amici c'erano, sono stati ammazzati e lui non c'era, non era con loro, era andato via. Caso, ma insomma è così. Quindi gli è rimasta questa cosa, doveva dirlo, doveva raccontare questo, per in qualche modo riuscire a liberarsi da questo fatto. E poi è la storia di un personaggio, questo escluso, questo qui che guarda tutto da fuori, che è un po' lui, che è un po' mio padre, quale guarda tutto da fuori e che poi al tempo stesso è un po' mio padre, è anche un po' mio padre, perché l'io, quando lui introdurrà l'io finalmente
l'io nelle sue cose, nei suoi personaggi, non parlava mai fino in fondo di se stesso, ecco, mai fino in fondo di se stesso, come non parla di fino in fondo di nessuno dei suoi personaggi. In fondo il Pino Barilari, che è il protagonista, il centro del racconto, questo personaggio drammatico, tragico, rimane un enigma. Allora, la bellezza, secondo me, ma insomma non sono solo io che lo dico, della scrittura, dell'opera di mio padre, sta in questo, da una parte, in questo contrasto tra il tutto finito, tutto preciso, tutto assolutamente documentato, storico, sociale, e poi l'ineffabile, dice, dei personaggi. Non si arriva mai a capire fino in fondo che cosa siano. È un mistero questo Pino Barolari. Possiamo fare delle congetture, pensare appunto che lui non dice, non testimonia perché ama sua moglie, ha paura che lei lo lasci, ma questa è un'ipotesi, non lo sapremo mai fino in fondo. E proprio questo mai fino in fondo è in fondo la poesia più vera delle opere di mio padre, insomma, secondo me. Assolutamente. Anche io questa figura, anche l'interpretazione, questo che lui non volesse, cioè non... Era un po' anche lui legato all'inizio al fascismo, no? Parte per partecipare alla, Dio, come si chiama? Ora non mi viene il nome, insomma. Il litorale. Sì, sì. Il parte, litorale. Sì, e è questo. Il litorale. Sì, parte, cosa, e lì poi sembra che lui sia in quella situazione che si ammala perché lo costringono ad andare con una prostituta, insomma, e lì si ammala di sifilide, per cui rimane una figura molto ambigua, cioè dove non si capisce fino a dove c'è questo discorso del privato e fino a dove invece c'è una denuncia un po' della, così, di quella parte di città che poi fa finta di non vedere più, però rimane lui anche, come dire, a controllore di quel luogo, no? Cioè lui lo guarda con il cannocchiale, quando la gente ci passa, tant'è che i ferraresi non ci passano da quel marciapiede, lui grida in continuazione, attenti, dove andate, che fate? Rimane come guardiano alla fine di quel luogo da dietro la finestra, no? A tutela quasi e a ricordo e a memoria di quanto è avvenuto. Sì, quindi molto vicino a mio padre. Mio padre è stato per Ferrara una specie di guardiano. Anche criticato forse in un certo momento, cioè anche un po' visto come qualcuno che voleva ricordare cose spiacevoli o comunque che la città voleva dimenticare. Certo, cioè lui, ecco, quindi lui è una specie di tutore della memoria di come le cose, vuol far vedere come le cose sono andate, fino a arrivare, ma al tempo stesso poi è pavido, non dice la verità, ecco, mentre mio padre la dice, però sempre la dice come? Attraverso i personaggi e poi nella sua vita di grande intellettuale, di grande uomo, grande italiano che ha sempre pagato di persona con le sue scelte, insomma, di tutti i tipi, e si è dimesso quando c'era, per esempio, era vicepresidente della RAI, e a un certo punto, quando in sostanza si è accorto che c'era una censura del Vaticano a Ferrara, alla RAI, si è dimesso. Era stato il Partito Socialista che lo aveva, Nenni, che lo aveva nominato, che aveva voluto che fosse vicepresidente della RAI, si è dimesso perché non era possibile accettare una cosa del genere. Ecco, è stato uno dei fondatori dell'Italia Nostra,
associazione con la quale, dentro la quale ha combattuto e poi è diventato presidente per anni, combattuto fino in fondo, insomma, per salvaguardare l'Italia, insomma, l'identità italiana che andava a catafascio, che attraverso così, le aggressioni, tutta l'aggressività delle costruzioni, le autostrade, eccetera, tutto era in pericolo. Ecco, dunque, e poi attraverso il suo insegnamento, no? Ha insegnato tutta la vita, e poi attraverso le sue, anche il suo impegno come editor, insomma, è un uomo che ha dato proprio per una nuova letteratura italiana. È lui che ha pubblicato le prime cose di Pier Paolo Pasolini, La Morante, In Botteghe Oscure. Era un uomo molto così, tutto portato verso il futuro, verso un futuro, la costruzione intellettuale, civile, democratica del suo paese. Ecco, questo è fondamentale per capire mio padre. E al tempo stesso, mio padre crea dei personaggi di un'ambiguità, di velluto, incerti, ineffabili, misteriosi. Ci sono queste due cose in lui, e sono quelli che danno la poesia alla sua opera. Se no avrebbe fatto, che so, la sua letteratura sarebbe stata una cronaca, delle dichiarazioni politiche, non sarebbero state assolutamente interessanti. Lui è un grande poeta proprio perché mette il mistero in tutto quello che lui scrive, ecco, questo. Infatti, assolutamente, questo discorso del guardare nel futuro, lui arriva addirittura in un personaggio che poi riprende una sua maestra, insomma, dove lei proprio gli dice, voi siete il futuro, no? È giusto che quello che noi trovavamo scompaia, perché adesso, insomma, è quella storia di questa insegnante che è un personaggio che è una socialista. Gli ultimi anni di Clelia Trotti. Dal fascismo, e però incontra questo studente con cui fanno un'amicizia, e ci sono le conversazioni. Tra le varie conversazioni c'è proprio questa, che lui non ha il coraggio di dirgli che non è socialista. E lei dice no, perché il futuro forse è fatto proprio da voi giovani che lo siete senza saperlo, no? Che siete sapendo guardare il mondo con occhi diversi rispetto a come l'abbiamo visto noi. Quindi c'è anche questa relazione tra passato, qualcosa che deve cambiare, mantenendo un po' anche però quello che era lo spirito ideale. I legami, certo, è vero. Ma la cosa bella è che di quel racconto è anche l'inizio, dove c'è il racconto, gli ultimi anni di Clelia Trotti, comincia con un funerale, il funerale di Clelia Trotti, dove c'è questa sinistra trionfante, ma in fondo che cerca di anche lei di dimenticare, ecco. E mio padre non sopportava, trionfante e contenta, soddisfatta di sé, ma che non, in fondo non serviva alla memoria molto di questa figura estremamente sfaccettata, profonda, piena anche di incertezze, che è stata Clelia Trotti, con cui mio padre combattuto. Lei era molto legata a mio padre. Ora, quindi questa figura sfaccettata, complessa, mentre il sindaco di Ferrara, le varie personalità di Ferrara, il discorso che lui fa, il sindaco, eccetera, mostrano. Fanno di Clelia Trotti una specie di figurino, di pupazzo. E lui cerca di recuperare la verità di questa, la verità, la memoria vera di questa, di questa, molto bene, di questa combattente, di questa militante, che anche
dà la mano, cede, ha il coraggio di cedere la fiaccola così del combattimento ai giovani, che sa che forse non ha fatto tutto, che non può far tutto, che ha bisogno di un futuro, di altri, eccetera, ecco, che ha un'umanità molto profonda, eccetera. Ora, è molto bello quel racconto perché poi c'è mio padre, soprattutto quando lei, c'è mio padre anche a Roma, e soprattutto lo sa che il ritratto di Clelia Totti è quello della principessa Caetani, cioè la Marguerite Caetani, che con cui mio padre a Roma lavorava sempre, perché lei era aveva fondato Botteghe Oscure, la rivista Botteghe Oscure, mio padre era il redattore capo di Botteghe Oscure, quindi non faceva che discutere, avere continuamente scambi con la principessa Caetani, che anche noi bambini abbiamo conosciuto benissimo. E allora il ritratto di lei con i capelli un po' bianchi di seta è quello di Marguerite. E mio padre voleva, tra l'altro, che era una grande letterata, cosmopolita, eccetera, come la rivista che aveva fondato. Mio padre ha fatto il ritratto di lei, poi l'ha fatto leggere a Marguerite. E sta di fatto che Marguerite non ha voluto che questo racconto uscisse su Botteghe Oscure. Io sostengo perché mio padre si è riconosciuta, sono un po' cattiva, lei si è riconosciuta nel ritratto che lui le ha fatto, un po' da vecchia, lei non ha apprezzato. Forse sbaglio, sono un po' superficiale. E quindi papà l'ha pubblicato da Botteghe Oscure, in Paragone, la rivista di Paragone Letteratura, la rivista che guidavano insieme Labanti con Roberto Longhi. E sì, è così, è riuscito a pubblicarlo là. No, dunque è un racconto molto bello. No, quello che volevo dire, dunque c'è il ritratto, probabilmente, anzi sicuramente, della principessa Caetani. E poi c'è la vita del papà mio e di suo padre. Cioè c'è una cosa, secondo me la cosa più poetica di quel racconto è quando lui si trova con Clelia Totti, lei abbassa la fronte su di lui, e ci sono questi capelli bianchi, e lui pensa, vede questa fronte, questi capelli bianchi, e pensa a suo padre, gli ricordano suo padre, che era morto da pochissimo, e quindi insomma, quindi una cosa molto molto intima, è come sì. Però alla fine, insomma, però io volevo tornare al racconto di cui stavamo parlando, perché Giorgio Bassani è stato anche sceneggiatore, cioè ha sceneggiato molti film, ha fatto anche, ho scoperto, l'attore in Ragazze di Piazza di Spagna, era Si è divertito moltissimo. Demmer, Luciano Demmer, sale le scale, sì, da professore. Cioè, ha fatto una parte che conosceva molto bene, perché insegnava. Dunque, lui, insomma, in un certo senso ha recitato tutta la sua vita. Certo, è un modo molto limitativo di vedere il suo lavoro. Chi insegna recita, cioè ha bisogno di sedurre, di entrare nelle figure, nei personaggi, qualche romanzo che... io penso a quando lui ha insegnato all'Accademia d'Arte Drammatica, che leggeva Shakespeare o, che se io, Lope de Vega, eccetera, leggeva ai suoi allievi,
questi erano impazzivano, c'era un silenzio assoluto, perché leggeva in modo tale che recitava, faceva, diventava impersonava i personaggi che appunto di cui leggeva le varie parti, eccetera. Dunque, era quando si insegna bisogna saper sedurre e in qualche modo recitare, ma sono limitativa, sono sicuramente limitativa. Ma è così, è anche così. Era molto bravo a recitare. E mi ricordo che quando eravamo bambini anche noi ci divertivamo a fare delle rappresentazioni teatrali per i parenti. E una volta eravamo tutti là, c'era tutta la famiglia che assisteva alla nostra al nostro spettacolo. Mio fratello, che era più piccolo, non se l'è sentita di comparire sul palco, sullo scenario. E mio padre così si è messo un cappellino in testa e ha fatto quella parte lì, ci teneva a che lo spettacolo continuasse ad andare. Sapeva anche giocare con noi, ecco, era tipo così. Sicuramente. Tornando a questo discorso della sceneggiatura, lui ha partecipato, credo anche Pierpaolo Pasolini, ora non mi sbaglio, proprio sceneggiatura di questo racconto, Una notte del 43, perché lì un po' la storia viene ribaltata, no? Sappiamo chi ha ucciso il fascista, in realtà insomma anche, come è stato questo lavoro? Dunque, allora voglio dire, il mio padre, il regista è stato Florentano Bancini, che ha fatto questo film. E lo ha, me lo ricordo benissimo, è venuto a Roma, ero un ragazzo, d'estate è venuto, aveva una maglietta celeste che gli illuminava i suoi occhi celesti, è arrivato nel nostro appartamento a Roma, a Monte Sacro, ancora abitavamo là, e lui ha parlato con mio padre di questo suo progetto, e mio padre non è veramente, è intervenuto come se vuole. Sì, come consulente, ha dato dei consigli, ma ha chiesto che fosse Pasolini a fare la sceneggiatura. La sceneggiatura l'ha fatta veramente Pierpaolo Pasolini per Florestano Vancini. Mio padre si fidava molto di Pierpaolo, con cui aveva lavorato moltissimo, avevano lavorato, avevano fatto tante sceneggiature insieme. È stato mio padre che l'ha fatto entrare nel cinema all'inizio degli anni 50, quando lui è arrivato a Roma senza conoscere nessuno, senza un soldo, radiato dalle scuole italiane, quindi aveva bisogno di tutto, aveva bisogno di un appoggio, di un'amicizia, eccetera. Mio padre lo ha instradato, lo ha accolto. C'era anche Attilio Bertolucci, erano Attilio e mio padre in sostanza, ma mio padre ancora di più lo ha fatto entrare nel cinema. Io e mio fratello ci ricordiamo perfettamente quando lui veniva tutti i giorni a casa nostra a Montesacro, abitava in un posto ancora più lontano, una periferia ancora più perduta, remota di Roma, e veniva, non so come, se in autobus o in bicicletta, non me lo ricordo più, e stava lì e lavoravano insieme alla sceneggiatura di allora, anche alla provinciale, ha lavorato alla provinciale, un film di Mario Soldati, ma soprattutto, e poi parlavano di letteratura continuamente, e si leggevano quello che scrivevano. Pierpaolo stava scrivendo quella cosa sublime che sono le ceneri di Gramsci. Ecco, le ceneri di Gramsci, anche mio padre in qualche modo ha parlato delle ceneri, di quello che non c'era più, che era stato distrutto, che cercava in qualche modo di far rinascere. E mio padre stava scrivendo appunto le storie Ferrari. Poi quando si è trattato, quindi si leggevano le cose,
continuamente. E quando mio padre, e quando si è trattato poi di pubblicare da Einaudi le cinque storie ferraresi, mio padre non sapeva come fare, come, che sequenza dare alle sue storie. Aveva messo, si figuri, la notte del 43, un atto del 43 all'inizio, insomma così, non sapeva come fare. E alla fine, allora, Pierpaolo è stato fondamentale, a forza di discutere, insomma, hanno deciso, perché hanno deciso insieme, di dare un ordinamento, una sequenza cronologica, cioè cronologica secondo le date di scrittura dei racconti. Quindi, pronto? Sì, la sento, la sto ascoltando. Io non la vedo, non la vedo, ma insomma, pazienza. Lei mi vede? Oh sì. Io non vedo più niente, ma insomma, ho spinto qualcosa, ma non importa. Parlo davanti allo schermo. Quindi c'è stato un... Spero che la vedano gli altri. Eh già. C'è Non stato... so come... Adesso controllo. C'è stato... Questo Pierpaolo Pasolini è entrato profondamente nell'ingranaggio delle cinque storie ferraresi, nel travaglio delle storie ferraresi, consigliando assolutamente mio padre la sequenza cronologica, secondo la data, i tempi di elaborazione in sostanza di quest'opera, insomma, fatta di vari pezzi. Ecco. Bene, siamo, no, no, ci vediamo bene, quindi non c'è nessun problema. Allora, Sì. per chiudere, mi permetto di mettere una foto, Sì. se posso. Allora, vediamo un po' se ci riesco. Allora, questa è una bella foto della sua famiglia, la vede? Spero, c'è lei. Purtroppo no. Papà. Radimare, scusi, aspetta. Il suo fratello in bianco e nero, è una foto Sì. anche che è il suo Ah, libro, sì. però purtroppo se non riesce a vederla mi dispiace perché non possiamo commentarla. Me la descriva. Lei, il papà, la mamma, il papà con la camicia e ci siete Sì. voi, due figli, Sì, voi ho due. capito benissimo. Allora siamo, sì, dunque siamo negli anni 50, a Montesacro, nella terrazza, c'era una bella terrazza, faceva caldo e siamo tutti là, siamo molto vicini al premio Strega. È datata quella fotografia, mi sembra. Vede la data? No, No, non riesco no, perché. va bene. Sì, ecco, io avevo 9 anni, Enrico 7, eravamo molto piccoli. Quella è la terrazza di questa casa dove noi stavamo tutti e il papà ha scritto moltissime cose. Poi siamo andati a finire nell'appartamento di Mario Soldati, molto più bello, a via di Villa Massimo, in sostanza, quindi in piena città, non in periferia. E il papà ha voluto che noi fossimo iscritti in un liceo molto bello, molto prestigioso, perché lì a Montesacro poi c'erano molti fascisti e noi soffrivamo di questo. Che era il Torquato Tasso, che è un liceo famoso. Ecco, questo, ma diciamo il fatto di essere a Montesacro, in fondo in questa specie di no man's land, di terra di nessuno, perché erano case nuove, gente di tutti i tipi, nostalgici fascisti e non nostalgici fascisti come noi, c'era un po' di tutto, era una periferia, un po' fuori dal mondo. Ha aiutato mio padre invece a radicarsi più che mai nella sua città, ma al tempo stesso vedendola da fuori, un po' come Pino Barilari, ecco questo.
Allora, grazie, io chiuderei con un... Carissima Luigina, grazie, mi dispiace di non averti visto in queste ultime battute, in ogni caso insomma, ti ho sentita e ringrazio moltissimo te, il tuo giornale, il Post, Perugia, città sublime nella quale spero di venire abbastanza in fretta. Assolutamente. Veramente ci rivedremo per l'altro libro. Io, salutandola, chiudo con una frase tratta dal libro. Vennero da ultimo la liberazione e la pace, e per molti ferraresi, per quasi tutti, l'ansia improvvisa di dimenticare. Ma si può dimenticare? È sufficiente desiderarlo? Ecco, questa è una frase tratta proprio da questo libro. Brava. Brava, quello che dici è bellissimo, perché non è sufficiente desiderare, bisogna combattere, agire. Questo è il mio cuore, l'azione anche. Grazie. E questo è stato un po' quello che noi abbiamo voluto proprio fare con questi racconti e con questi incontri che vi ricordo proseguono oggi pomeriggio alle 17:30 con l'incontro con l'insegnante del liceo Italo Calvino di Città della Pieve, Lucia Annunziata. Lì affronteremo un altro testo e altri testi fondamentali per la memoria che sono La notte di Wiesel e I sommersi e salvati di Primo Levi. Io vi ringrazio, vi auguro buon pranzo perché credo che siate tutti a tavola e ci vediamo oggi pomeriggio. Grazie ancora.